Secondo quanto riferito, LA Regina ha fatto un'osservazione su Vladimir Putin durante la visita di Stato del presidente russo nel Regno Unito nel 2003, ha affermato il collega laburista David Blanket. Ieri Putin ha strappato un trattato vecchio di 8 anni riconoscendo 2 regioni orientali dell'Ucraina controllate dai ribelli. Il presidente russo ha quindi ordinato ai suoi militari di entrare nelle 2 regioni del sud-est del paese controllate dai ribelli, Donetsk e Luhansk, per quelli che ha definito doveri di pace. La decisione è stata vista dall'Ucraina e dall'Occidente come un'occupazione della regione e ha innescato sanzioni da diversi paesi. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che 5 banche russe sono state congelate, insieme a 3 miliardari russi, anch'essi colpiti da divieti di viaggio nel Regno Unito. Il signor Johnson, che ha dovuto affrontare richieste di misure ancora più severe, ha affermato che le azioni della Russia sono state una nuova invasione. Putin, che per la prima volta è diventato presidente della Russia nel 1999, ha avuto a lungo un rapporto teso con l'Occidente. Durante la sua visita di Stato nel Regno Unito nel 2003, la regina avrebbe infranto il protocollo reale e ha colpito brutalmente il presidente russo secondo Blanket. Il signor Blanket, che all'epoca era ministro dell'interno, ha detto alla BBC che il suo cane guida ha reagito in modo difensivo a Putin, il che ha istigato un'osservazione al presidente da parte di Sua Maestà. Il signor Blanket ha affermato, l'unica volta che ho incontrato Vladimir Putin è stato nel 2003 durante una visita ufficiale e il mio cane di allora abbaiava molto forte. Mi sono scusato con la regina che ovviamente stava ospitando. Non credo di rivelare nulla quando ho detto, scusa vostra maestà per il cane che abbaia, ha detto, i cani hanno istinti interessanti, vero? La presunta osservazione era una rottura con il protocollo reale, con il sito web della famiglia reale che affermava che la regina di solito doveva rimanere strettamente neutrale rispetto alle questioni politiche. Non è stata la prima volta che Sua Maestà ha fatto un'osservazione contro i leader mondiali.